Sentiamo cosa ci dice la parola di vita di settembre 2022. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. La parola di vita di questo mese è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai cristiani di Corinto. Egli si trova ad Efeso e attraverso queste sue parole cerca di fornire una serie di risposte ai problemi sorti nella comunità greca di Corinto, città cosmopolita e grande centro commerciale, famosa per il tempio di Afrodite, ma anche per la proverbiale corruzione. I destinatari della lettera si erano convertiti qualche anno prima dal paganesimo alla fede cristiana, grazie alla predicazione dell'Apostolo. Una delle controversie che divideva la comunità riguardava il fatto di potersi cibare delle carni dei riti pagani sacrificate agli idoli. Sottolineando la libertà che abbiamo in Cristo, Paolo introduce un'ampia analisi su come comportarsi dinanzi ad alcune scelte e in particolare si sofferma sul concetto di libertà. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Poiché i cristiani sanno che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo, ecco che diventa indifferente il mangiare o meno le carni sacrificate agli idoli. Ma il problema sorge quando un cristiano si trova alla presenza di chi non possiede ancora questa consapevolezza, questa conoscenza della fede, e col suo atteggiamento può pertanto scandalizzare una coscienza debole. Quando sono in gioco la conoscenza e l'amore, per Paolo non vi sono dubbi. Il discepolo deve scegliere l'amore anche rinunciando alla propria libertà, così come ha fatto Cristo, che si è liberamente fatto servo per amore. L'attenzione al fratello debole verso chi ha una coscienza fragile e poca conoscenza delle cose è fondamentale. Lo scopo è guadagnare, nel significato di far arrivare al maggior numero di persone la vita buona, bella del Vangelo. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Come scrive Chiara Lubich, se si è incorporati in Cristo, se si è Lui, avere divisioni, pensieri contrastanti, è dividere Cristo. Se tra i primi cristiani ci fosse stato il pericolo di rompere la concordia, veniva consigliato di cedere le proprie idee, purché la carità fosse mantenuta. Così avviene anche oggi, pur essendo a volte convinti che un dato modo di pensare è il migliore, il Signore ci suggerisce, pur di salvare la carità con tutti, che è meglio a volte cedere le proprie idee, è meglio il meno perfetto in accordo con gli altri che il più perfetto in disaccordo. E questo piegarsi, piuttosto che rompere, è una delle caratteristiche forse dolorose, ma anche più efficaci e benedette da Dio, che mantiene l'unità, secondo il più autentico pensiero di Cristo, e di conseguenza ne sa apprezzare il valore. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. L'esperienza del cardinale vietnamita François Van Thuan, che trascorse 13 anni in prigione, di cui 9 in isolamento totale, testimonia che quando l'amore è vero e disinteressato, suscita in risposta ancora amore. Durante la carcerazione, egli venne affidato a 5 guardie, ma i capi avevano deciso di sostituirle ogni 2 settimane
con un altro gruppo, perché esse venivano contaminate dal vescovo. Decisero alla fine di lasciare sempre le stesse, altrimenti lui avrebbe contaminato tutti i poliziotti del carcere. Così lui stesso racconta: «All'inizio le guardie non parlavano con me, rispondevano solo sì e no. Una notte mi è venuto un pensiero: Francesco, tu sei ancora molto ricco, hai l'amore di Gesù nel tuo cuore, amali come Gesù ti ha amato. L'indomani ho cominciato a voler loro ancora più bene, ad amare Gesù in loro, sorridendo, scambiando con loro parole gentili. Pian piano siamo diventati amici. In prigione realizzerà con l'aiuto dei suoi carcerieri la croce pettorale che porterà fino alla morte, simbolo dell'amicizia nata con loro, dei pezzetti di legno e una catenella di ferro. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero».